Quando prenoti il tuo viaggio, affidati a Blue Coral Vacanze. Entra nel colorato mondo Blue Coral Vacanze. Crea con noi la tua vacanza ideale. Blue Coral Vacanze, in corso Vittorio Emanuele 160-162 a Sciacca. Maiolica, Welcome Sciacca, con la sua, il suo sviluppo creativo e la sua declinazione nelle varie macrocategorie. Big Zag, Welcome Sciacca, prende spunto appunto dalla scalinata di Sciacca tipica, e anche qui macrocategorie, campagne e sviluppo utilizzo del logo nei vari contesti cromatici. S, Welcome Sciacca, prende spunto diciamo in maniera abbastanza semplice dalla S, dalle iniziali della città di Sciacca, composte e ricomposte attraverso elementi geometrici che poi si vanno a declinare nelle varie categorie, nelle varie campagne e nell'utilizzo cromatico del logo. E per ultimo, Alborello, Welcome Sciacca, che prende spunto dalle forme e dagli elementi visivi della ceramica saccense, scomposta in elementi appunto caratterizzanti la città. Anche qui applicazioni, macrocategorie per il sito e per le categorie concettuali all'interno delle quali poi svilupperemo tutti i contenuti promozionali, le campagne con le macrocategorie e l'utilizzo cromatico del logo. Questa, diciamo, è, io poi magari lo posso condividere, lo condivido magari all'assessore, al sindaco, lo sottoporranno, insomma, lo invieranno anche ai giornali, comunque a chi vorrà promuovere questa iniziativa. Come dicevo prima, queste quattro ipotesi che abbiamo immaginato, ideato, sviluppato e presentato nel loro sviluppo creativo trovano la loro concretezza in quello che è questo concorso, sondaggio, chiamiamolo così, proprio perché vogliamo che sia la città a scegliere la sua immagine, sondaggio che è online da oggi al link welcomesciacca.com/sondaggio-logo che vi sto presentando. In questa pagina sarà possibile votare il logo. Le votazioni sono aperte da oggi fino al 21 maggio. Insomma, c'è un piccolo disclaimer che ci illustra brevemente del perché abbiamo voluto prendere questa scelta insieme all'amministrazione comunale, e poi ci sono le quattro proposte che vedete, che vi ho presentato. Ognuna di queste proposte è possibile votarla dal pulsante che sto indicando qui in basso, dal cerchietto, ma cliccando sulla singola proposta è possibile avere un piccolo riassunto del percorso creativo che ha portato alla scelta della proposta, di individuazione della proposta. Si può votare, come dicevo, dal 14 al 21 maggio, è possibile votare una volta sola nell'arco delle 24 ore, sarà possibile votare fino alla mezzanotte del 21 maggio e poi insieme all'amministrazione comunale presenteremo il brand scelto dagli utenti il giorno successivo. Per quanto riguarda l'interazione con il territorio, cioè nel senso che la differenza tra un sito e un portale è il fatto che il sito di solito presenta comunque un territorio e invece un portale dà la possibilità di interagire al turista, io che voglio programmare il mio viaggio. Volevo sapere se, per quanto riguarda proprio la parte interattiva del portale, cosa ci sarà? Sulla parte interattiva, chiaramente questo è un sito di fruibilità, di navigazione, nel senso che come interazioni complesse, non prevede interazioni complesse tra il turista e la,
diciamo, alla piattaforma, anche perché non ci sarà la possibilità, per esempio, di prenotare viaggi, ma perché lì, diciamo, entriamo in un mondo, diciamo, molto, molto articolato, che è quello del booming online, diciamo, dei canali di vendita. Insomma, lì stiamo parlando di una piattaforma molto più complessa, però la piattaforma sicuramente offrirà al turista una serie di informazioni anche semi-interattive, come può essere, ad esempio, la scheda monumentale, come può essere la scheda merchant, relativa al, diciamo, al mondo del turismo, per cui alberghi, B&B, sarà possibile chiaramente consultare informazioni, diciamo, sul territorio, itinerari turistici, informazioni utili che vanno, diciamo, dalla mobilità, ai parcheggi, a dove si trovano, diciamo, i vari luoghi della città. Ci sarà una mappa interattiva, disegnata della città, dove sarà possibile, diciamo, individuare i vari punti di interesse. Cioè, questo è il tipo di interazioni. Ovviamente ci sarà un formocontatti che porterà, diciamo, a un indirizzo mail al quale che sarà collegato, diciamo, chiaramente a delle informazioni ufficiali che il turista potrà ricevere. Cioè, come interazioni complesse, se lei si riferisce a questo, cioè alla possibilità di prenotare, diciamo, di attivare un percorso, diciamo, di acquisto di booking, quello no, però ci sono comunque delle interazioni di tipo turistico, comunque Ad di tipo esempio, informativo. speriamo che Sciacca presto torni ad avere un cartellone dell'estate saccense, perché no, quando vai in viaggio la prima cosa che fai è vai a vedere gli eventi che ci sono in città. Cioè, sarà una Ok, sezione eventi, chiaramente. Tra l'altro, mi gli riferisco eventi proprio a saranno questo, divisi tra. all'aggiornamento degli eventi, al cartellone, Sì, quindi esatto. ok. Sì. Cioè, noi chiaramente il sito verrà aggiornato, gestito, diciamo, in tutti i suoi aspetti. Ci sarà una sezione eventi suddivisa tra eventi, diciamo, più tra virgolette ludici, se vogliamo, più culturali, comunque più legati, diciamo, alla promozione culturale e turistica della città, e una sezione dedicata agli eventi religiosi, che è collegata poi anche alla sezione, diciamo, sul turismo religioso. Sì, comunque il sito verrà aggiornato, sarà sempre, diciamo, sempre aggiornato. Anche la sezione news blog serve a questo, oltre per indicizzare il sito e per fare in modo che il sito possa avere dei contenuti all'interno che permettono una migliore indicizzazione. La sezione blog news serve proprio a questo, serve a tenere sempre informati i visitatori su quello che accade in città, promuovere il territorio, diciamo, avere anche sempre dei contenuti nuovi, freschi, per non dare, diciamo, l'idea di una piattaforma ferma che è cristallizzata in un momento. Ok, Ecco. In perfetto. questo, come dicevo, ovviamente ci sono di supporto tutti i profili social che servono anche a questo, a spingere la comunicazione e a ribaltare sui social quello che abbiamo sul sito e viceversa. Assessore, Sciacca ha bisogno di un portale di questo genere, ce lo ripetiamo da anni e la nostra promozione parte sicuramente da questo. Volevo sapere se, perché non conosco bene, ovviamente l'affidamento che è stato fatto per l'agenzia, se avete pensato anche al futuro, perché ci sono dei tentativi in passato di fare un brand, un portale turistico che poi non hanno avuto la continuità. E quindi per un portale di questo tipo è necessario avere continuità e guardare al futuro, perché se vuole veramente essere forte, diventare il punto di riferimento per chi arriva a Sciacca, consultare un sito di questo genere è importante, sicuramente è esserci anche non solo adesso, partire, ma anche nel futuro. Quindi volevo sapere per quanto tempo ci sarà la gestione del sito e se avete pensato a come portarlo avanti. Ma chiaramente possiamo rispondere nel tempo in cui noi saremo in carica. E, Eh come sì, dire, intanto perché poi un'operazione. passano le amministrazioni, scusi, assessore, passano le amministrazioni e poi magari un buon prodotto, e mi piace molto l'idea della condivisione del logo con i cittadini che comunque si sentiranno parte attiva di questo processo di nascita di questo nuovo brand. E ovviamente deve essere portato avanti, perché altrimenti poi è una bella cosa che rimane lì dov'è se non viene
Volevo sapere se lei ha pensato a questo. Capisco che... No, non ci abbiamo pensato come amministrazione, abbiamo posto le basi perché questo processo venga consolidato. Non a caso l'affidamento che è stato dato è per 2 anni, quindi sia per la costruzione che per la gestione. E l'anno prossimo per la gestione la KL sarà nelle condizioni di assicurare questo prodotto, chiamiamolo, abbastanza complesso ed è, mi spiace smentirti, ma dico, un'operazione di questa portata non era mai stata fatta. Qualche timido tentativo. Di piccola contenuti, qualche piccolo e timido tentativo che però non è andato in porto. A differenza degli altri, questo è sono contenuti che rimarranno di proprietà dell'amministrazione. Okay. E quindi noi li consegneremo a chi verrà nel futuro. È chiaro che in un'ipotesi di continuità amministrativa anche questo è un atto che consegniamo a chi verrà. Speriamo che, come noi ci stiamo lavorando per farne una buona e corretta gestione, chi verrà poi sarà nelle condizioni di poterlo apprezzare e migliorare.